Chi è? La stiamo contattando dall'organizzazione antigovernativa Anonymous. E la Madonna. Questa chiamata è criptata. Ah. Le informiamo che è stata selezionata tra un numero indeterminato di cittadini per aderire alla nostra associazione criminale. Allora, ma c'è Massimo? Massimo, Massimo, dove cazzo è Massimo? Salve, salve. C'è Massimo in zona? In da zona? Un attimo, sto mangiando, ragazzi. Massimo, ti aspetta 10 minuti. Ah, capisco, c'è. Capisco. Lei mi può vendere un'arma? No, no, mi scoccio io di vendere armi, mi dispiace. Ma allora, dai, un ferretto normale, una pistola, 100 colpi. C'è il porto d'armi. Allora, se già. Sì. Allora. Non ah, ma dai, ma lavori qua? È un futuro. Futuro armaiolo. Ah, ok, quindi stai facendo gavetta, diciamo così. Vieni trattato male da Massimo e tutto quanto. Poi pulisci i pavimenti, fai il caffè, giusto? Sì. Sì. Allora, sei già a conoscenza del prezzo e tutto? No. Allora, sono la pistola senza colpi 400.000. Minchia. Sì. La pistola con 100 colpi 40.000. Ok, cioè 40.000 in più. Sì. Quindi 440.000. Poi se non prendere 50, sono 20.000, chiaramente è così. No, dammene un centinaio, dai, possono servire. Ok. Fammi fare un po' la burocrazia qui. Dammi un secondo. Massimo è impegnato a scrivere nel suo tablet chi mi sta vendendo la pistola. Oh, certo che se uno vuole comprarsi l'arma, insomma, con privacy, tipo che non vuole far sapere che è armato, ciao proprio. Mi dai l'Iban al volo, Rich? 163. C'è qualcuno che lavora in armeria? Sì, c'è il tizio dietro. Ora arriva. Ok, ok. Tutti quanti via tranne Rich. Quello che devi prendere? 100 gol. No. Ok. Però ti ho fatto il regalino. Quella qua. Ah, sì? Un giubbotto di proiettile regalo. Oh, grazie, bello. Gentilissimo. Ok, perfetto, raga. Questo ho fatto. A post. Grazie. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Vabbè, scarsa la mia casata, andandomene via. Ok, ottimo, raga, adesso vado a depositare il giubbottino nel mio magazzino. Dato che mi ha regalato anche un giubbotto antiproiettile in omaggio, che non so quanto possa costare, però ci sta. Ok, raga, posiamo il giubbotto, poi prendiamoci un po' di pillole. Cannabis ce l'ho. Trotog non me ne faccio niente, dato che ho una cannabis e siamo a posto. E niente, a posto così. Andiamo a fare un giretino al Bahamas, che ho visto che è aperto. Un locale nuovo della città, diciamo così. Nuovo tra virgolette. Però ho visto che è aperto, quindi ne approfittiamo subito. Andiamo con la mia ipermoto. Vediamo se hanno cannabis. Magari ne compro un po'. Oh, guardate, c'è anche il parcheggio delle moto, credo. Delle bici, che cazzo è il parcheggio? Bel casino c'è dentro. Ah, ma perché è tipo una disco, non è un bar. Disco bar. Magari ne approfitto e mi faccio il carico di cannabis, dato che non ne ho molte. Pulla, sicuro. Chi c'è? Salve. Salve, signore. Salve, chi è lei? Chi è lei? Salve. Oh, che cazzo, sono venuto qua, visto che è aperto. Visto la pubblicità. Ah, no, sì. Ma perché siete dei proprietari? No, chi siete voi? Sì, siamo i titolari. Chi è lei? Sono un cliente, chi vuoi che sia? Ho visto entrare nelle stanze private, ho detto, scusami. Vabbè, piacere, signori, io mi chiamo Rich. Sono venuto a prendere cosa da bere. Ma aspetta, ma vendete anche cannabis qua? No, però se vuoi ne ho una per un amico. No, la vuoi? Se ce l'hai, sì, vendimela. Un attimo che mi chiamano. No, non possiamo. No, non te la posso vendere, te la posso regalare. Pronto. Chi è? Dai, ragazzi. Salve, la stiamo contattando dall'organizzazione antigovernativa Anonymous. No, aspettate un attimo, signori, un attimo che è una chiamata importante, un attimo, scusate. Dal di lavoro. Sì, cosa, scusi? Chi è? La stiamo contattando dall'organizzazione antigovernativa Anonymous. E la Madonna. Questa chiamata è criptata. Ah. Le informiamo che è stata selezionata tra un numero indeterminato di cittadini per aderire alla nostra associazione criminale. What the fuck? Come sapete che io, insomma,
faccio determinate cose. Come sapete che io sono quel genere di persona, diciamo così. Brondo! Caduta la linea. Sì, pronto, penso sia caduta la linea. Assolutamente. Ma dicevo, ma come fa lei a sapere che insomma faccio questa roba qua io? Che mi potrebbe interessare questa offerta? Beh, le ripeto che... Cioè, noi siamo Anonymous. Capito che... Capisco che sapete qualcosa di me, quindi... Noi siamo Anonymous. Cioè, voi sapete chi sono io non so chi siete voi. Così? Esattamente. Per essere precisi, nessuno sa chi siamo. Nemmeno tra di noi sappiamo chi siamo. Ah, ho capito. Tranne io, ovviamente. Io sono un po' il capo, diciamo, di questa organizzazione. E ovviamente vi conosco perché devo reclutarvi. Minchia, figata. Va bene. Le do un civico. Sì. Verrà per informazioni migliori e per valutare meglio da vicino la nostra offerta. Ok, va bene. È pregato. Ma mi devo fidare? Assolutamente sì. Ok. Sappiamo di cosa faceva parte. Ok. Quindi venga questo civico. Ok. Deve venire mascherato. Va benissimo. Va bene un casco. Sono in moto. Pronto? Pronto? Andiamo a vedere, raga. Io sono in cerca di reclutamenti, quindi vediamo un po' che succede con questi Anonymous. Di quelli non ho mai sentito parlare. Penso che sia qualcosa di nuovo. Minchia, inquietanti. Salve, sono stato convocato qua? Chi sì, siete? Assolutamente. Ci vabbè, mi sembra che non ve lo devo chiedere. Wow, bella casa. Grazie. Raga, vediamo che cazzo succede. Ora magari mi ammazzano. In realtà la voce del ragazzo la riconosco, è Ryan. È un amico della Yakuza, che però è fallita. Però non posso riconoscerla, dato che mi chiama in anonima la maschera, insomma. Anche se la riconosco, devo far finta di non riconoscerla. Quindi diciamo che mi fido, ovviamente. So che è lui. Però, boh, tutto può succedere. Ora vediamo. Ok, questo è l'ufficio tattico. Sì, esattamente. Mi sì. Devo sedere? Se vuole sedersi, altrimenti può stare anche in piedi. Vabbè, sediamoci, dai. Noi siamo Anonymous, associazione antigovernativa che opera al di fuori della legge. Per un bene comune. Abbiamo un detto qua, ovvero noi siamo Anonymous, noi siamo legione, noi non perdoniamo e noi non dimentichiamo. Fighissimo. Lei è stato selezionato da un numero indeterminato di cittadini dal nostro team specialista di selezione reclute. Sì. Dati i suoi precedenti, tramite le conoscenze e le conversazioni che ha avuto, siamo riusciti a reperire un profilo adatto al nostro tipo di associazione. In questo momento le sto dando un'offerta, ovvero di entrare parte di noi, diventare anche lei un Anonymous. Ovviamente ci sono delle regole che dovranno essere rispettate. Sì. Però come un'offerta è giusto che sia. Direi che siete arrivati nel momento giusto, dato che come sicuramente sapete la Yakuza, ovvero la famiglia alla quale appartenevo, è andata in fallimento per via del ergastolo del capo, diciamo così. Quindi diciamo che ora ero un po' allo sbando. Siete arrivati veramente nel momento giusto. Se non mi ammazzate e la proposta è seria, io sono d'accordo a far parte della vostra, del vostro gruppo. L'offerta della vostra legione, giusto? Come si chiama? Esattamente. L'offerta, quanto offerta, ha la possibilità di essere accettata, come vedo che già lei è propenso a fare, o rifiutato senza nessun problema. Può uscire da questa stanza, non ci siamo mai incontrati né mai visti, può vivere la sua vita normale come se nulla di tutto ciò fosse accaduto, non avrebbe nessuna conseguenza. No, sono d'accordo, accetto, ci sta. Perfetto. Anche perché comunque mi piace la questione di essere anonimo, di comportarmi in quel modo. Poi sono anche bravo al computer, con hacker a vari, quindi diciamo che potrei anche servire sotto quell'aspetto lì. Le regole, come lei ben sa, sono alla base di qualsiasi società e è la base per vivere tutti insieme in armonia e in modo organizzato.
Giusto, condivido. Esattamente, quindi ora gliele illustrerò alcune delle più importanti e non voglio illustrarle tutte perché non vogliamo perdere troppo tempo, ovviamente. Nessuno ascoltiamo, di noi raga. Si conoscerà per nome. Per evitare di trapelare informazioni alla polizia in un eventuale interrogatorio. Ottimo, molto intelligente come cosa. Esatto, essendo anonymous non vogliamo che la nostra identità si conosca nemmeno tra di noi. Difatti ogni nostro incontro dovrà essere mascherato. Ok. Infatti come ha visto le ho chiesto di essere mascherato, poiché in questa stanza, come forse lei potrebbe immaginare, nessuno si conosce per nome o di volto. Ok. Siamo stati tutti selezionati e abbiamo tutti preso parte per un bene superiore. Ok, fico, mi piace la cosa, è molto sicura la questione, quindi esatto. Mi ispira. Abbiamo un laboratorio. Andremo a fare della droga per avere dei fondi e finanziare, autofinanziarci nelle nostre opere. Ottimo. Ci sarà una paga settimanale che varierà in base al bilancio e alle nostre necessità economiche e anche ovviamente a varie spese che dovremo affrontare. Ah, buono, fico. Opereremo sempre in silenzio, perché non so se lei mi ha sentito il detto, la beneficenza va fatta in silenzio, hai sentito? Beh sì, penso di averlo già sentito, comunque capisco il significato del detto. Noi stiamo facendo è del giusto bene. Giusto così, sono d'accordo. Perciò dobbiamo farlo in silenzio. Ottimo, molto fico. Le armi verranno date al momento in cui necessiteremo per andare magari a fare qualche particolare cosa. Fantastico, posso fare una domanda? Certamente. Che magari sembra banale però, non so. Ma se non possiamo chiamarci per nome, come possiamo chiamarci noi? Le spiego adesso. Nome in codice magari. Vabbè. Sì, sì. Ah, okay. Di usare i miei completi per quando ci vedremo, per riconoscerci meglio, diciamo. Abbiamo una radio che è la, ma sarà utilizzata solo ed esclusivamente nei momenti che ne necessiteranno, ovvero quando andremo ai laboratori o faremo qualche rapimento, insomma queste cose qua. Ottimo. Non utilizzeremo mai la radio sempre, per evitare che la polizia in qualche modo entri e ascolti. Ottimo. Le nostre conversazioni. Proprio in come radio, è successo magari nell'altra famiglia, la Yakuza andava anche così, se non erro. Non so. Poi non so se era la polizia, però qualcuno entrava in radio, diciamo così, e origliava. Non sono a conoscenza di questa cosa comunque. Sì sì, fate bene comunque ad avere questa regola qua. Poi abbiamo dei nomi in codice che stabiliamo noi stessi al momento del reclutamento. Okay. Lei vuole farsi chiamare un nome in codice in particolare? Può essere un iniziale, una lettera oppure proprio un nome. Io ad esempio sono Elena, lui è Gennaro. Ok. E lui è Orazio. Ora mi trovi un po' alla sprovvista a dover dare un nome così all'improvviso. Può essere anche una cosa qualsiasi. Un nome facile da ricordare per te e per gli altri. Mi piace K. K. Sì, mi piace K. Avremo una dark chat che le faccio scrivere subito. Ok. Su Reddit. Si chiama... Come vede, a fine di ogni messaggio dobbiamo firmarci in modo da poterci riconoscere. Ah, ottimo. In questo caso ci sono anche altri membri, come può essere N, Ferro. Li conoscerà pian piano, non si preoccupi. All'inizio ecco, può sembrare infatti caotico. Quanti ma... siete? Al momento quanti siamo, ragazzi? Credo 7? Sì, credo di sì. Ok, dai, è un buon numero. Certo, certo. Ci espanderemo pian piano. Ok. Niente. Credo che le ho detto tutto per il momento. Ok, quando molto ci sarà da fare qualcosa, probabilmente anche stasera, credo. Sì. La contatteremo via Dark Chat, ci troveremo qua per organizzarci velocemente e poi andremo. Ok, ho capito. Se ma... ha qualche domanda da fare. Sì, tipo, ma come funziona? Se noi dobbiamo essere sempre mascherati, no? Uh-huh. E magari ci incontriamo in giro, l'incontro in giro, o magari anche qua, ci incontriamo qua. E poi da qua da casa dobbiamo andare a, che so, in un laboratorio o in qualunque altro posto. Usciamo da casa mascherati, giusto? Però se la polizia ci ferma in un qualche modo, se riesce a fermarci, vede che siamo mascherati, quindi siamo sospettosi. No, insomma, no. Come facciamo a, come dire, ad affrontare quelle situazioni dove magari dobbiamo tenere per forza tutti la maschera perché comunque non ci possiamo riconoscere fra di noi, però mi rendo conto che magari in altre situazioni non è possibile farlo, non so se mi spiego. Chiaro. Cioè, come cazzo facciamo sì, a tenere sempre capito la maschera anche in certe situazioni? Noi andremo via da casa e ci troveremo al punto in cui dobbiamo trovarci.
sarà un punto sicuro. Ovvio che non ci troveremo nella gara centrale mascherati. Ognuno andrà per i fatti suoi. Esattamente. Andiamo via da casa, ci togliamo la maschera in un punto in cui non ci vediamo vicino. Ok. Andiamo al punto e ce la rimettiamo. E se per caso dovessimo, che so, rapire persona X in pieno centro della città? Lì, prima del rapimento o nel durante, rischiamo perché siamo tutti mascherati. Questo voglio dire, capisci? È poco probabile. Ok. I nostri rapimenti saranno molto strutturati. Okay. E non lasceremo mai nulla al caso o niente di troppo rischioso. Ok, ottimo. Noi puntiamo molto sull'organizzazione perché le cose fatte all'ultimo minuto non vengono mai bene. Ok, ottimo. Ci sta. Bravissimi. Fico. Perfetto. Boh, non ho altre domande, sinceramente. Dias Iban, che le do un tesserino che accederà a tutti i nostri database. Tenga il tesserino. Ah, ok, grazie. Dica su Iban. 163. Ecco qua il tesserino. Ok, bene. Benvenuto. Può accedere a tutti i nostri database e... Quindi ora sono un anonimo. Sarà registrato. Ovviamente è un segreto il fatto che io lo sia. Giusto? È chiaro. Ok, ma quindi tipo qua in casa... Cioè non ci devo mettere piede a meno che non venga detto di venire qua? Giusto? No, non è vietato metterci piede. L'importante è che ci venga mascherato. Ah, ok. E con il completo. Perché giustamente se vediamo qualcuno che non è con questo completo, ci facciamo due domande. Ah, ok, ottimo. Interessante. I miei due colleghi, se vuole, fanno un attimo un tour della casa. Le fanno vedere giusto tre punti. Ok. Ovvero, vabbè, la cassa, che è questa qua, quando ce la renderanno attiva, perché al momento è bloccata con una serratura strana. Allora, mi segua. Poi abbiamo un sotterraneo e... Iniziamo proprio da lì. Esatto. Io devo andare un attimo a fare delle commissioni. Vai, okay, Elena. Avremo modo di rivederci. Venga. Va bene, Elena. Signor K. Sì. Questa stanza apparentemente è innocua, no? Mm-hmm. Venga, venga. Oh! Armadietto tattico. Qui c'è il deposito armi, come può ben vedere. Ah, belle queste armi. Sì, un attimo che mi sto già perdendo qua. Ok. Sì, sì. Eccolo. Una specie di magazzino. Okay. Insomma, dov'è? Un bancone. Sì. E poi abbiamo ovviamente, come in ogni casa che si rispetti, questa stanza. Bellissima sala tortura. Ah, vedo che c'è del sangue fresco. Sì, sì. Ci avete già fatto qualcosa con qualcuno qua. Bello. Poi vede, si lasciano le persone qua da sole. Mm-hmm. E questa è qua sotto, questa porta ha la serratura. Ah, sì. Così si chiudono le persone qua dentro E rimangono qua dentro. E rimangono, semplicemente. Fino a quando cazzo vogliamo. Fantastico. Esatto. Ok. Barettino. Oltre gli immensi corridoi, qua che c'è? La stessa stanza. E che? Mi perdo pure io. Immagino. È enorme. Qui abbiamo la cucina. Ok. Frigo, se vuoi prendere qualcosa puoi prenderlo. Qua la sala di riunioni. Ah, bella. Bellissima, anzi, direi. Sembrano anche comode queste sedie. Sì, sì, abbastanza. E qua che ci sta? Ah, un altro salottone enorme. Sì. È da un qui. Salottone. E da qui si esce fuori casa. Ah, fammi vedere che uscita è questa. Ah, ok, l'ingresso dove sono entrato, va bene. Sì. Sì, ok, avevo perso il senso dell'orientamento. Quindi qua, questo è l'ingresso, ok. Ottimo. Ok, bene, tutto chiaro. Quindi mi sembra di capire dalle regole base che sono state dette da Elena. Elena, giusto? Sì, Elena. Che è, ovviamente noi collaboriamo solamente per questioni lavorative. Cioè della serie, io ora non è che vado con te a bermi una canna beer allo sky bar. Esatto. Giusto? Esatto. Perché, anche perché non potremmo andare, cioè dovremmo girare mascherati perché noi due non ci dobbiamo conoscere, quindi... Esatto. Poche parole, non si può. Capisco. Ottimo, fantastico. Buono, non ho altre domande. Raga, che figata avete visto? Minchia, molto più organizzati. E comunque sono i vecchi della Yakuza. Cioè Ettore e Ryan. E come avete potuto notare hanno imparato dagli errori fatti in passato, infatti con la fazione vecchia, insomma con la Yakuza. E devo dire che sono molto contento di ciò, perché Ryan è svegliato. Oh cazzo! Minchia. Cazzo, gli stanno facendo un attentato. Dicevo, sono molto contento di ciò perché Ryan comunque è molto sveglio e come avete visto si è inventato delle robe per rimanere tutti anonimi e non snicciarci a vicenda. Quindi top per questa cosa qua. Arriva Salvino, Davidino, c'è la piccolina, dimmi tu. Ciao bello, mi aggiusti la moto per favore? Yes. Grandioso. Ivan, per favore. 163.
Aspetta, una domanda da farti. Lei lavora concessionaria Almeria White Widow? No. Perché? Perché ci sono le auto gratis da riparazione se lavori uno di questi tre. Ah, no, no. Sono privilegiati, ma solo per oggi? No, no, per sempre. Ma per sempre. Blake ha fatto gli accordi con tutti. Ah, quasi. Ecco, ci sta. Tranne che quella con la polizia. Quelli pagano. Giustamente pagano gli sbirri. Bene, raga, andiamo alla casa. Vediamo un attimino che se va oggi. Forse dobbiamo andare a vendere la roba. Hola! Chi sei? Sono K. Ferro. Ciao Ferro, come va? Ciao K, come stai? Tutto bene, grazie. Stavo aspettando, sto facendo un po' di stretching almeno. Io dovevo... Salve K. Bella, com'è? Tutto bene? Bene, bene. Io sono... Gennaro. Andiamo a vendere, visto che... Non so se hai... Ti ha contattato il narcotrafficante. È il punto adesso all'aeroporto. Ok, perfetto. Andiamo dov'è? Cioè, è molto facile che ti sgamano. Eccolo qua, raga, il punto. Eagle. Possono volare da un momento all'altro in questo momento. Andare verso l'aeroporto. Magari c'è qualche furbacchiere che prende un piccolo. Forse è dentro un hangar. Dovremmo verificare questa cosa qua. Se è dentro un hangar. Se è dentro, magari qualcuno si mette a guardare se ci sono elicotteri. E poi niente, gli altri vendono. Dovrebbero essere 2 milioni. Ah. Della cifra che stiamo parlando. Buono. Non sono tanti, però. A quanto è salito il prezzo attualmente che non ho visto? 6k pacco. Ah, quindi come voleva buono, Elena. Molto buono, soprattutto per l'erba. Io direi prima di fare tutto magari di fare un girettino di ricognizione e poi tornare con gli sprinter alle cose. Certo. Dai, andiamo io e te. Andiamo ci separati, però ci troviamo là. Sai dov'è sì. Il punto esattamente? Hangar 99. Ok. Ok, raga, i due trafficanti sono pronti per lo scambio. Noi ci stiamo allontanando dalla zona. Ma no, possiamo anche stare per me. Stiamo qua dentro? Sì, tanto fuori sì, andare è vicino allo Santos Custom, attenti. Ok, ci mettiamo dentro allora. Vieni qua, Kappa. Entra. Bene, raga, aspettiamo che arrivino anche gli altri e poi facciamo la vendita col narco. Sta entrando una macchina, qualcuno di voi? Sono io. Ok, vieni dentro al posto e seguimi. Chi fa da palo per guardare all'esterno? Uno disarmato. Vado io. Decidiamo. E qualcuno che non può vendere. Uno che guarda semplicemente l'ingresso della zona dove siamo, diciamo così. L'ingresso vado principale. Io. Ok. Noi siamo pronti, siamo qua. Stiamo arrivando. Ok, ci state vedendo, siamo tre veicoli da... No, mi vedo. Perfetto, no, mi sì. Vedi K? Sì, vedo un testino. Okay. Da qui vedo tutto. Eccoli che arrivano, dai. Avanziamo, vieni. Dov'è precisamente? In fondo qua dove ci sono quei tizi. Un attimo che parlo col tizio, vediamo un attimo. Che K iniziamo? Ok, è questo qua il tizio che compro. Ci ha detto di lasciare la roba a terra e poi si prende tutto, quindi possiamo perfetto. Agire. Io e te G andiamo sopravvedetti, io prendo quella a destra. Prendo questo. Allora ragazzi, prendo dallo sprinter. Sì, inizio. Io sto qua con K. Raga, prendiamo 130 se riesco a tenerli. No, col cazzo. Non ti faccio venire perché sarebbe troppo sicuro. Ok. Ok. 30. Noi vendiamo. Tenga, signore. Tenga tutta l'erba che abbiamo. Sta contando tutto. Sì, però questo no. Questo no. Ecco, guarda. Questo no. Ti punta il ferro, come no? Oh, coglione. Guarda che questa roba che ti vendiamo è tutta roba buona. Prodotta nei nostri lab. Ok. Comunque interessante la questione che il narcotrafficante acquista solo tot pacchi. Cioè della serie che se noi ci sovrapponiamo con qualcun altro che vende e arriviamo tardi magari siamo tra virgolette inculati perché non è voluto. Sì sì. Hanno ben pensata i narcotrafficanti questa cosa. Vabbè, giustamente non possono acquistare troppa roba, anche i loro soldi finiscono però. Lo sprinter è finito ora. Sprinter finito? Sì, l'ho preso gli ultimi pacchi.
Ah non ne rubo, ce ne sono 30, pardon. Ade. Bene raga, abbiamo 1.453.000 di soldi sporchi, okay. Stiamo continuando a vendere. Ok ragazzi, io ho venduto tutta l'erba e ho spostato tutti i soldi sporchi nel perfetto furgone. Il nostro lab come procede da ieri? Tutti e tre. Ok. Prego ragazzi, non c'è problema comunque. Perché? Perché sono nel lab 24/24. Bravo. Si sono impegnati, si stanno impegnando molti ragazzi, difatti verranno ricompensati molto bene. Raga? Sì? Hanno bloccato la strada. Quale strada? So. Quella dell'LSC. Ah, quella sì, lo sappiamo. Perché? Non è un problema, non è un problema. Ma chi se ne sì, fotte? Ma perché l'hanno bloccata? Se ne fotte. Noi vendiamo tutto, diventiamo ricchi. Sì, ok, K ha finito, ha fatto tutto.